Ciao, benvenuto o benvenuta. Sei qui perché hai scelto di partecipare all'edizione straordinaria di Segnale d'Allarme, lo spettacolo in realtà virtuale di Elio Germano, giusto? E allora eccoci qua, io sono Dario e sono qui per aiutarti un po' con il tuo dispositivo. Allora, vediamo subito. Aprendo la scatola troveremo un paio di cuffie e il nostro visore di realtà virtuale che adesso andiamo a vedere. Devi sapere che sia cuffie che visore sono stati entrambi sanificati prima di consegnarteli con un metodo con certificazione europea che sfrutta i raggi ultravioletti, per cui non stai correndo alcun tipo di rischio da un punto di vista sanitario. Come prima cosa, per comodità, indossa subito le cuffie attorno al collo, non ancora sulle orecchie, mi raccomando, ma attorno al collo per essere pronti dopo ad indossarle. Vediamo come si presenta il nostro visore di realtà virtuale. Osservando la parte superiore del visore, vediamo che ci sono tre pulsanti, uno centrale per l'accensione e lo spegnimento e due laterali per la regolazione del volume, più e meno. Mi raccomando, fai attenzione se hai bisogno di regolare il volume durante la visione dello spettacolo a non premere il tasto centrale, altrimenti puoi immaginare cosa può succedere. Vediamo inoltre che il visore ha queste tre fasce, due laterali e una superiore, per la regolazione sul proprio viso. Per allontanare o avvicinare il visore dal proprio viso, usiamo queste fasce. In questo modo allarghiamo e in questo modo stringiamo, mentre la fascia superiore serve per alzare ed abbassare il visore sul proprio viso. Questa regolazione del visore permette sia di indossarlo comodamente che di regolare la messa a fuoco secondo le tue esigenze. Il visore può essere indossato anche con gli occhiali, probabilmente però dovrai allargarlo un po' in questo modo. A questo punto siamo pronti per la visione dello spettacolo. Ti consiglio di prepararti per una visione ininterrotta dello spettacolo, per cui se devi andare in bagno, vai prima e cerca di non mangiare o bere durante la visione. Ci accomodiamo, per cui ci mettiamo bene comodi e per prima cosa premiamo per 3 secondi il tasto centrale. Vedremo che si accenderanno le lenti e a questo punto possiamo indossare il visore. Una volta indossato il visore, cerchiamo di rimanere con la testa bene dritta, di modo da non perdere la centratura. In questo momento possiamo approfittare per regolare un po' il visore sul nostro viso, allargandolo con le fasce laterali o stringendolo. Vedremo una serie di schermate, dopodiché finalmente vedremo un conto alla rovescia, che significa che stiamo per partire con il filmato, per cui noi con la testa ben dritta attendiamo. Quando finisce il conto alla rovescia, ci ritroveremo all'interno del teatro dove avviene lo spettacolo. A questo punto ti ricordo che lo spettacolo è a 360 gradi, per cui sei invitato fin da subito a girarti tutto attorno, guardarti dietro, guardarti di fianco, soprattutto dietro a sinistra. Ovviamente indossiamo anche le cuffie. A spettacolo terminato, possiamo spegnere il visore. Lo togliamo, teniamo premuto per circa 10 secondi il tasto centrale e verifichiamo che compaia una schermata con scritto spegni, riavvia, annulla. Dopodiché lo spegnimento del visore. A questo punto possiamo togliere il visore, togliere le cuffie e siamo pronti per la riconsegna. Apriamo la scatola, mettiamo prima le cuffie e dopo il visore. Per qualunque problematica che ti potrebbe capitare durante la visione, consulta prima l'opuscolo allegato e poi, se hai ancora bisogno, puoi contattare uno dei numeri di riferimento. Ed infine, grazie per aver fatto questa esperienza con noi, speriamo che ti sia piaciuta. Se hai voglia di lasciarci un commento, puoi farlo attraverso i nostri canali Facebook ed Instagram. Grazie.